Sono ancora una volta i revisori dei conti a lanciare un missile contro l'amministrazione di Chieti guidata dal sindaco Umberto Di Primio. L'organo di controllo lascia poco spazio all'immaginazione, per loro il comune deve avviare la procedura di predissesto finanziario per risanare le casse in profondo rosso. Una procedura quest'ultima, ad esempio, già avviata qualche tempo fa dal vicino comune di Pescara. L'invito è contenuto nel verbale a firma di Ilaria Valentini ed Enza Di Domenico, che compongono l'organo di controllo interno. Ma cosa significherebbe per le tasche dei cittadini il predissesto? Tasse comunali al massimo per iniziare e praticamente margine zero di manovra per le spese dell'ente, sotto stretto controllo di Ministero delle Finanze e Corte dei Conti. L'alternativa è una manovra lacrime e sangue per cercare di ridare fiato alle casse dell'ente teatino esposto per 15.771.000 euro. Il vulnus, come ripete da tempo anche il primo cittadino, è la riscossione dei tributi. In città, ripete Di Primio, in troppi non pagano le tasse alla Teate Servizi, più volte oggetto di strali da parte del sindaco. L'opposizione di centrosinistra attacca dicendo che il risultato di bilanci approvati in passato, nonostante il parere negativo dei revisori dei conti, e l'inevitabile procedura di predissesto oggi. Di Primio risponde così. Veniamo da troppi anni di cattiva gestione dei bilanci, veniamo da una situazione difficile legata non soltanto alla difficoltà di tecnica di riscossione, ma anche dalla impossibilità dei cittadini a volte di pagare, e quindi è normale che se non ci sono i fondi che entrano in comune è difficile poi coprire le poste di bilancio, soprattutto di quelle spese fisse. Abbiamo tagliato tutto quanto si poteva tagliare e continueremo a farlo. Le tasse non andando al massimo, le devo dire che la tassazione oggi è già abbastanza alta, quindi tenderemo, se possibile, di ridurle. Devono pagare le tasse però, perché se non pagano, ovviamente è inutile pensare che poi non si aumentino le tasse. Questo è il vero tema. La Teate Servizi non riscuote tutto quello che dovrebbe riscuotere.